è stato presentato alle nuove scuderie di Angiolino Checcacci, per anni guida tecnica del quartiere di Porta Sant'Andrea, il libro del giornalista da sempre vicino al mondo giostresco Gabriele Malvestiti, Le mie note sulla giostra. Ho voluto scrivere alcune cose soprattutto per far conoscere alle nuove generazioni una parte di giostra che per loro magari è un po' sconosciuta, visto che poi nei quartieri purtroppo non c'è abitudine a ricordare il passato, a ricordare come siamo arrivati a questo punto, e quindi ci sono delle annotazioni su personaggi importanti nella manifestazione, per citarne alcuni, per me Enzo Piccoletti, poi Morelli, e poi lo stesso Checcacci, perché a mio avviso Checcacci è un patrimonio della nostra manifestazione, è uno dei preparatori di giostratori che è stato più lungimirante e che poi ha trovato altri adepti in altri quartieri che lo hanno emulato così. Io lo ringrazio che mi ha messo tra i storici e poi bene o male, insomma, 22 anni l'ho fatti, quindi di storie ne ho vissute tante. Ho vissuto dal 95 al 96, ho vissuto con capitani, rettori, consigli nuovi. Poi ti posso dire che nel mio percorso, che l'ho fatto di cuore, volentieri, e lo ripeto anche adesso, l'ho detto anche prima, senza percepire un solo soldo, l'ho fatto per 22 anni dedicando il mio tempo libero, tutto ciò che avevo, a quel Teatro Sant'Andrea. Tra i presenti anche il presidente dell'istituzione giostra Franco Scortecci e l'ex araldo Gianfrancesco Chiericoni. La giostra è cresciuta tanto, ragazzi, grazie anche a gente come lui, perché effettivamente, come ha detto prima, uno è nell'albo d'oro pur avendo fatto zero, quindi sì, sì. Se hanno vinto con 5 vuol dire che l'altro ha fatto 3-4 come sommatoria. Ma io ricordo in 40 anni, insomma, quando uno faceva 6, vinceva. Agli anni di Porto del Foro il 4-4 abbiamo vinto un sacco di giostre. Dopo è venuto il 4 e poi non contenti siamo arrivati al 5. Io proporrei di mettere il 6, perché sennò ho fatto il 5. Un viaggio dunque all'interno del mondo della giostra che guarda però anche alla beneficenza. I proventi del libro infatti finanzieranno un progetto legato all'educazione stradale dei giovani e anche un lavoro di sensibilizzazione dei genitori nelle scuole calcio.